Bene, un cordiale buonasera agli ascoltatori di Radio Science. Come sempre, il mercoledì alle 18:30 siamo in onda con Spazio Aperto. Quest'oggi affronteremo l'argomento sanità con un importante ospite, un medico, segretario provinciale di un sindacato nazionale, lo SNAMI. Però prima di dare la linea al dottor Gianni Sportelli, che intanto saluto, restituisco la linea al Rosario Morino per salutare per il saluto al network. Prego, Rosario. Rosario. Buonasera a tutti quanti, eccoci qua. No, chiedo scusa un attimo, avevo il microfono chiuso. Capita dopo tanto tempo che non sono in regia. Allora, iniziamo subito col dire che il network si avvale della collaborazione di 11 web radio, che sono esattamente, che ve le vado a dire in ordine perché sennò diventa un bel problema per me. Sono Radio Reno Web di Casalecchio di Reno. Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Isto di Modena, Modena Uniradio sempre di Modena. Abbiamo ancora Radio Saiuz, sei Radio Saiuz Classic, Radio Sismondi Libri, Radio Valdichiana, Radio Anche, Radio Amber, se me ne sono ricordate tutto. Ovviamente andiamo anche, siamo presenti anche sulla pagina Facebook, la nostra pagina Facebook come Web TV. E ricordo a tutti gli amici che ha aperto il nostro Media Center che si trova cliccando sul link saiuzmedia.it. Ovviamente potete anche leggere la nostra rivista online RST Saiuz News che si trova cliccando sul link saiuznews.it. Per quanto riguarda le repliche, tutte le repliche delle nostre trasmissioni in diretta vanno alle 9 del mattino, quindi potete seguirci, insomma, a quell'ora tranquillamente sulla Web TV. Ugo, per quanto mi riguarda è tutto, ti ripasso la linea. Grazie a Rosario Morino, nostro regista, e salutiamo il nostro ospite, il dottor Gianni Sportelli, che opera in qualità di medico di medicina generale nel territorio di Bari. Ciao Gianni. Grazie, buonasera, buonasera a tutti voi. Bene, Gianni, tu hai il metro della situazione come non tanti, e ogni giorno attraverso i mezzi di informazione si parla di sanità, ma si parla soprattutto di una sanità che zoppica, non va bene. Nel nostro paese è diciamo, il cavallo di battaglia anche adesso per molti partiti in campagna elettorale. Ma la sanità credo abbia diversi aspetti, soprattutto nella nostra nazione, forse nel sud del paese la situazione è ancora peggio che nel nord. Ti chiederei come prima domanda quali sono e quali possono essere i perché, secondo te, di una sanità che non funziona nel nostro paese? Guarda Ugo, quindi uno dei primi motivi, diciamo, di questo malfunzionamento della sanità, è il definanziamento che ormai c'è nei confronti della sanità. Diciamo la posizione quindi dei fondi economici dal governo ogni anno sicuramente non basta alle necessità e ai bisogni di salute della popolazione italiana. Ricordo a tutti quanti che ogni anno, quest'anno viene stanziato, è stato stanziato i primi giorni di gennaio 108 miliardi per tutto il Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Questo rispetto ai paesi europei, soprattutto quelli di prima fascia, quelli della Comunità Europea, io parlo di Francia, Inghilterra, Germania, porta, diciamo, a una percentuale di PIL del 6,1-6,2% di quello italiano. Bisogna tenere presente che la Francia, l'Inghilterra, la Germania portano un 7, un 7,2% del proprio PIL, che oltretutto è molto più ricco per motivi chiaramente economici, di andamento economico sulla sanità. Quindi il primo problema è quello del definanziamento, è più basso e in
chiaramente le regioni del sud soffrono ancora di più, perché poi la suddivisione regione per regione è ancora vincolata esclusivamente sull'età anagrafica dei cittadini. Pertanto, per esempio, la Puglia, nonostante abbia gli stessi cittadini dell'Emilia-Romagna, ha un definanziamento rispetto all'Emilia-Romagna di 400 milioni di euro l'anno, e questo è tanto. Pensate che in Emilia-Romagna, grande situazione, sicuramente una situazione sanitaria migliore, tra le migliori in Italia, è uno dei punti di riferimento per l'Italia, però rispetto alla Puglia, l'Emilia-Romagna ha 15.000 addetti alla sanità, e di più rispetto a quelli della Puglia. È chiaro che appunto le guerre le si fanno con i soldati, e quindi è chiaro che già questi due motivi sono importanti a spiegare la situazione di cui facevi tu la domanda, insomma. Ecco, sì, ti ringrazio Gianni, ma dove vengono spesi maggiormente i soldi per la sanità? Cioè, quali sono le strutture ospedaliere, le strutture di medicina del territorio? Sì, questo è una bella domanda, perché purtroppo negli ultimi 10 anni la politica ha sempre recitato il discorso della medicina del territorio, cercando soltanto, purtroppo a parole, di spostare i fondi dalla medicina ospedaliera alla medicina del territorio. Oggi le esigenze, i bisogni di salute dei cittadini sono senz'altro quelli nel proprio domicilio. Se voi pensate che con la riduzione dei posti letto in tutte le regioni d'Italia, oggi si può ricoverare il paziente soltanto per motivi acuti. Pertanto i medici di medicina generale, i medici del territorio, devono affrontare questa epidemia di non ricoveri nella casa del paziente, e però mancano i fondi per un'assistenza domiciliare degno di questo nome. Pertanto tutti i governi che sono succediti ormai negli ultimi 10 anni non sono mai riusciti a spostare fondi verso il territorio, e quindi si ha grosse difficoltà ad affrontare quello che un'epidemia, tra virgolette, che quella è l'aumento dell'età media dei nostri cittadini. Oggi si ha grossi problemi, oltre che sul ricovero, anche su discorsi delle residenze sanitarie assistenziali, dei ricoveri per lungo degenza, per gli hospice. Quindi è inevitabile che tutti questi cittadini vengano curati, diciamo, a casa, però mancano i fondi, manca il personale e manca la possibilità di poter soddisfare tutte le esigenze di tutti questi pazienti anziani. Ma questo problema, Gianni, sicuramente è collegato ad una, diciamo, ad un rientro nelle spese, ad un piano rientro che la Regione Puglia, assieme ad altre, non molte in Italia, è costretta a rispettare, perché ha superato, diciamo, i tetti di spesa. Ma se non ci fosse questo piano di rientro, adesso sostituito credo da un piano di stabilità, avrebbe avuto gli stessi parametri, secondo te, la nostra sanità? Cioè, potrebbe avere un percorso qualitativo migliore o migliorabile? No, certamente sì, perché l'acquisizione di nuovo personale sanitario, e quindi l'assunzione di nuovo personale sanitario e parasanitario, sicuramente potrebbe ridurre tutti questi problemi, non fosse altro perché anche le ore, diciamo, a livello ambulatoriale dei distretti, e quindi la proposta e l'offerta di visite specialistiche, di esami radiologici, di esami strumentali, di esami di laboratorio, sarebbero, diciamo, quantificati in un numero di ore, un numero di prestazioni superiori. Quindi anche questo è il motivo per cui le liste di attesa qui in Puglia soprattutto sono molto elevate, perché gli ambulatori normalmente, purtroppo, qui funzionano sempre negli orari antimeridiani, a volte soltanto dalle 9 alle 12. Anche qui in Bari città, purtroppo, oltre quel numero di ore non se ne fa, anche perché gli specialisti di PET sono molto pochi. Non certamente dipende dai medici, diciamo che la politica ha scaricato sulla
responsabilità di questa insufficienza sui professionisti, sui sanitari, ma il problema è un problema fondamentalmente di organizzazione e di numero. E quindi questo è una responsabilità chiaramente politica, perché l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale attiene al Ministero della Salute a livello nazionale e agli assessorati delle sanità delle regioni italiane. In secondo. Infatti io non posso che condividere la tua diagnosi, perché insomma una struttura, un sistema sanitario nazionale e regionale non può essere attribuito agli operatori il suo disfunzionamento, ma sicuramente certo. È un riferimento alla parte strutturale, alla politica, che va attribuita a responsabilità. Dicevi bene prima, condivido questa tua affermazione, cioè le strutture sanitarie non dovrebbero funzionare 6 ore al giorno, ma dovrebbero funzionare sul territorio 24 ore su 24, anche i giorni festivi e i giorni quindi e notturni, e questo sarebbe già un primo semplicissimo passo per ridurre e per diminuire le liste d'attesa. Ma io Gianni, credo che dobbiamo farci un'altra domanda, e la facciamo anche informando i nostri ascoltatori, che sono sicuramente molto molto interessati a problemi che riguardano naturalmente la salute. Un popolo in buona salute è un popolo che produce, quindi produce bene, fa funzionare il politico c'ha lo sguardo molto limitato. Se la popolazione va bene, funziona tutto. Allora, insomma, abbiamo, dicevi prima, una riduzione del personale e una riduzione della somma del denaro, dell'euro, che ci impone limiti, diciamo, di personale, ma anche limiti di erogazione. Ma se prendiamo in considerazione le strutture cosiddette convenzionate, quelle che oltre alle private, cioè quelle che dovrebbero essere da supporto ad una ad una non sufficiente azione da parte della struttura pubblica, noi vediamo che c'è un bel fiorire nel nostro territorio di strutture cosiddette convenzionate, dove l'utenza è costretta a rivolgersi perché magari i tempi di attesa vengono così, apparentemente dovrebbero essere ridotti, ma non lo è. Esiste quindi un aumento della quantità di strutture sul territorio. Queste strutture sul territorio hanno per noi anche un ulteriore, impegno di spesa. Come è possibile sostenere una sanità convenzionata, una sanità privata, una sanità esterna che dovrebbe sostenere quella pubblica, ma anche essa fa acqua, insomma? Come mai, nonostante questo, non funziona? Perché non c'è l'organizzazione che c'è, ci dovrebbe essere, tra pubblico e privato. Si bada ancora, anche da un punto di vista del convenzionato, del privato convenzionato, ancora un po' alla rincorsa, purtroppo, dei famosi DRG, e quindi a volte si guarda più così all'incasso del singolo caso clinico che non a fare una programmazione sanitaria avvalendosi dei tecnici che sono i medici, i sanitari e i parasanitari, per cui è un po' così allo sbando, un po' lasciato, all'interpretazione economicistica. Oggi questa è uno dei grandi dubbi che si ha sulla sanità italiana. Prevale più l'aspetto economico che non la qualità della singola prestazione. E quindi questo è un grosso problema. Ci sono ancora problemi di questo genere, anche gli stessi medici vengono messi alla frusta spesso dai propri direttori generali, dai propri direttori di distretto, reclamando nei confronti dei medici un risparmio sulle prestazioni, un risparmio sui farmaci. Non viene giudicato il medico, e dovrebbe essere giudicato il medico, sulla qualità dell'assistenza, sui risultati ottenuti. I risultati ottenuti, ricordo a tutti, che sono quelli del miglioramento della qualità della vita, l'allungamento dei tempi delle singole malattie. Invece no, purtroppo non viene giudicato il medico in base a questo tipo di prestazione, ma purtroppo soltanto al mero
calcolo economico delle prestazioni che eroga o che chiede di erogare. Quindi questo è un altro dei problemi grossi che esiste, insomma, attualmente. Infatti l'utenza, ritorno al discorso del convenzionamento, l'utenza diciamo che è costretta molte volte a sentirsi dire, se si rivolge alle strutture convenzionate, che il budget è già finito, per cui diciamo è costretta a pagare più volte una prestazione per la quale già diciamo viene sottratta una bella quantità di somme attraverso le tasse che tutti noi paghiamo. Non dimentichiamo, lo ricordiamo anche, che insomma una parte della quota di spesa sanitaria, fra le altre, viene sottratta attraverso un'assicurazione, l'assicurazione dell'autoveicolo, che ognuno di noi dovrebbe, chi possiede l'autoveicolo paga una quota assicurativa. Bene, nonostante questo abbiamo quindi una difficoltà nell'erogazione della prestazione anche presso strutture convenzionate, per cui l'utenza non solo è costretta a pagare privatamente un ulteriore costo, ma torniamo alla spesa regionale, è costretta a rivolgersi alle altre regioni. Bene, allora la quantità di somma, dicevi bene prima Gianni in apertura, che lo Stato eroga circa 108 miliardi per le regioni italiane, ma ne parlavamo prima fuori microfono, c'è un flusso di pazienti del sud che vanno negli ambulatori, negli ospedali del nord, dovremmo tener conto anche in questa spesa, che diciamo è una spesa che viene data in più alle regioni che ospitano, perché c'è un indotto diciamo sanitario e cosiddetto, fra virgolette, anche un indotto da turismo sanitario, quindi noi portiamo nelle altre regioni come l'Emilia Romagna non solo altri soldi, perché poi paghiamo per i ricoveri, ma anche esportiamo turisti che accompagnano i pazienti. Non solo, ma le regioni che sono soccombenti, quindi quelle che hanno bisogno di mandare qualcuno fuori, hanno un ulteriore deficit, perché questo praticamente provoca. Allora, diciamo che la somma che viene ufficialmente calcolata non corrisponde in realtà poi al vero flusso di denaro, perché c'è tuttora una migrazione verso le regioni che funzionano. Sei, diciamo, concordi con questa diagnosi? Sì, sì, e in più, oltre a questo, giusto una lucida riflessione, quella che facevi tu, a questo va aggiunto addirittura, secondo statistiche dell'Istat, nel 2017, oltre quei 108 miliardi che pone lo Stato, diciamo, per la salute dei propri cittadini, addirittura una spesa personale e privata di tra i 35 e i 40 miliardi. Quindi in fondo il fabbisogno sarebbe sicuramente, per coprire le esigenze, occhio e croce, di un 150 miliardi. I cittadini italiani versano tra i 35 e i 40 miliardi verso una sanità privata, cioè si devono acquistare le prestazioni, a volte devono pagarsi degli interventi chirurgici, proprio per l'allungamento delle liste d'attesa deve fare accertamenti che si ritiene un po' urgenti a pagamento. E quindi l'assurdità di non voler risolvere i problemi della sanità. Oggi probabilmente l'Italia, anche la politica, ha altri tipi di interessi, li stiamo sentendo in questi giorni, le cosiddette campagne elettorali per le elezioni nazionali del 4 marzo, però diciamo, tranne i programmi così sterili sulla carta, ma in sanità, in televisione non assistiamo a nessun dibattito sulla sanità, eppure i cittadini italiani versano altri 40 miliardi l'anno per curarsi. Questo dovrebbe dare già la stura a un politico, a una parte politica, o alle parti politiche che governano l'Italia e la regione, per cercare di capire come poter, diciamo, risolvere questo problema. Oggi c'è molta gente, soprattutto nel meridione d'Italia, io da medico di famiglia, eppure vivo in una città metropolitana grossa come Bari, c'è gente che non ha veramente il denaro, soprattutto gli anziani, per pagare i ticket
dei farmaci. C'è qualcuno che viene dai miei medici di famiglia e dice: dottore, di queste 6-7 medicine io non posso comprarle, mi dice quale posso sottrarre a queste 6-7. E questa situazione noi si rifletterà tra 7-10 anni, perché la mala sanità, diciamo la sanità non completa di oggi, i risultati di salute non li vedremo nel 2019, nel 2020, perché non avendo fondi per fare prevenzione di patologie cardiovascolari, degenerative, neoplastiche, l'indicatore negativo ce lo ritroveremo tra 5-7-10 anni. E questo è uno dei motivi che dovrebbe consigliare la politica, insomma, di affrontare il problema della sanità in maniera un po' più seria. Ecco, ma allora la politica credo sappia, ma finge di non sapere, che ci sono milioni, adesso non vorrei spingermi nel dire 7, 8, alcuni parlano di 9 o 13 milioni di italiani che hanno smesso di curarsi, e questi 13 milioni di italiani sicuramente non se la passano bene. Allora, secondo te questo numero è destinato ad aumentare? Certamente sì, perché i fondi, ripeto, non bastano, e quindi è chiaro a questo punto che le spese quotidiane per l'economia aumenta, e quindi il fatto della cura della salute dei pazienti rimane, diciamo, in secondo piano rispetto alle tasse che aumentano, i problemi che abbiamo in questi giorni, i problemi anche delle cosiddette bollette dell'Enel. In questi giorni c'è tutto quel discorso che si sta facendo sul recupero di tanti soldi, diciamo, in campi che non sono sanitari, quindi vengono drenati i soldi delle famiglie sicuramente per altri problemi che non sono quelli della salute. Come dicevi giustamente tu prima, un popolo sano fa avanzare un'economia, fa star bene un paese. Se la salute comincia a dare dei problemi, è chiaro che i cittadini, insomma, hanno problemi anche a produrre, no? Perché chiaramente la produzione è legata alla salute dei cittadini stessi. Anche perché il vecchio detto cartesiano credo che possa essere detto, diciamo, enunciato anche al contrario: mens sana in corpore sano, ma anche corpo sano, certo, in mente sana. Sì, giusto. Ma io adesso, Gianni, vorrei portare l'argomento su un altro, diciamo, problema che non è meno, diciamo, impegnativo degli altri, e cioè le liste di attesa e i centri di prenotazione. Bene, poi faremo magari le faremo alla fine, se gli ascoltatori ci seguiranno, perché credo che con lo stesso impegno di spesa si possa avere una sanità che funziona. Probabilmente la politica non riesce a vederla questo percorso, e dovremmo essere forse anche noi medici a sollecitare un maggiore impegno. Centro di prenotazione: il centro di prenotazione è un centro che funziona, diciamo così, in maniera un po' particolare. Noi abbiamo la possibilità di stabilire i tempi di esecuzione di un'indagine, sono riportati ben visibili sulle nostre ricette, dove ci sono dei quadrati. Sono i codici di priorità. Benissimo, il termine giusto, lo hai detto tu, codici di priorità. Bene, questi codici di priorità ognuno di noi quotidianamente cerca di indicarli, indicando quindi presso il centro di prenotazione i tempi di esecuzione di una prestazione. Se un paziente sta male o deve fare subito l'esame, noi, soltanto noi medici, siamo in grado di dirlo e di stabilirlo. In realtà avviene esattamente il contrario, cioè quando l'utente, in termine improprio, mi piace più paziente, va al centro di prenotazione, si sente dire e si sente stabilire i tempi d'attesa dagli impiegati che sono lì e che hanno praticamente questo affollato centro di prenotazione. Ma non sarebbe più logico far funzionare questo centro nel rispetto delle indicazioni che dà il medico, che si assume naturalmente tutte le responsabilità di quello che fa? Sì. È proprio questo che dicevamo prima all'inizio, è proprio un problema di organizzazione.
giustamente, come dicevi tu, l'indicazione clinica alla tempistica di un accertamento la può stabilire soltanto un medico. Quindi nell'elencazione dei codici di priorità, la U di urgente, ricordo a tutti quanti che significa che quella prestazione deve essere effettuata entro 72 ore, entro quindi 3 giorni. La B di breve, quando il medico appone la sigla sulla B, quell'accertamento deve essere effettuato entro 10 giorni. Soprattutto questi due, diciamo, codici di priorità non vengono assolutamente rispettati e quindi salta tutto il sistema delle prenotazioni. In ogni centro di prenotazione, almeno in Puglia, io ho sempre detto, ci dovrebbero essere 4 agende, perché i codici di priorità, oltre la U e la B, la urgente e la breve, c'è la programmata, sì, che è sino, diciamo, a 180 giorni, e la D di ferita superiore a quel tempo. Ma francamente non ci sono anche agende di prenotazione così precise come impone la legge, e quindi è un problema proprio organizzativo all'interno delle singole ASL, che non dimentichiamoci che il direttore generale ha la responsabilità sulle liste d'attesa, e io non voglio suscitare conflitti con nessuno, però ricordo che la legge prevede che uno di questi argomenti diventa fondamentale per il rinnovo del direttore generale. Cioè, la legge prevede che se le liste d'attesa non vengono rispettate, il direttore generale non possa più rimanere a fare il direttore generale. Però io in Italia non vedo cambiamenti di direzione o impegni da questo punto di vista, e questo diventa molto molto importante, quello di rispettare la tempistica, perché le patologie devono essere controllate nei modi e nei tempi giusti. La tempistica diventa molto importante. L'organizzazione non c'è, ma permettimi anche un'altra piccola considerazione, anche quella nel territorio stesso, di inserire i medici di famiglia insieme agli specialisti. Piccole prestazioni dovrebbero essere erogate, come so per esempio che avviene in Emilia Romagna, nel Veneto, anche nei centri in cui i medici di famiglia insieme agli specialisti affrontano i problemi insieme. Questo ridurrebbe di molto le liste d'attesa, perché semplici esami radiologici come una radiografia del torace, una diretta addome, un'ecografia, dei prelievi generali, non hanno bisogno dell'utilizzo di ospedali o di centri di alto livello. Basterebbe organizzare nel territorio dei centri polispecialistici in cui il medico di famiglia sia insieme con gli specialisti, per poter loro stessi erogare accertamenti di primo livello. È un problema di organizzazione, perché è vero che mancano i soldi, No, ti volevo dire, Gianni, scusami se ti interrompo, saremmo arrivati, io ne avrei parlato di qui a poco, di questa soluzione che non richiede in più né soldi in meno. Una soluzione del genere richiede, anzi addirittura è anche ecologicamente corretta è meno inquinante se riuscissimo a fare questo, però dovrebbero essere sensibilizzati i nostri politici inquinamento, perché se un utente, un paziente deve girovagare per i vari centri, per le varie ASL, non fa altro che muoversi con mezzi propri, mezzi pubblici, e quindi creando ulteriore inquinamento. Sarebbe ancora più igienico, diciamo, che tutte le prestazioni fossero fatte senza far muovere troppo la gente. Ma prima di arrivarci a questo argomento, io ti pregherei di fare, diciamo, con noi, con i nostri ascoltatori, a un'altra considerazione, tempo non molto lontano, una prestazione se non veniva erogata in termini corretti, la ASL si impegnava a, comunque, dopo mi pare, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, a risarcire. Ecco, se la prestazione non veniva compiuta, ecco. Questa era magari forse una delle, diciamo, delle piccole temporanee soluzioni, ma dovrebbe esserci un ente, una struttura, un servizio di controllo che dovrebbe quindi verificare la congrua, l'esatta indicazione e il rispetto dei tempi di cui parlavi. Qui mi pare che non controlla nessuno.
No, questo, da questo punto di vista non si controlla e ritengo che la legge sia ancora valida, soltanto che non ci sono più i centri che rimborsano, quindi il povero cittadino dovrebbe attivarsi da un punto di vista legale, attivare un sistema giudiziario per riveder riconoscere, diciamo, queste cifre ingiustamente spese da parte del cittadino, soprattutto quando si tratta di problemi di salute molto importanti. Ecco, allora, Questo è un altro motivo, sì. facciamo un esempio. Io faccio sempre buon ascolto, come te, dei problemi che ci raccontano i nostri pazienti, e sono raccontati con molta attenzione. Un paziente con una malattia grave, diciamo che deve seguire degli accertamenti tipo TAC o risonanza, insomma, in tempi programmati. Ha l'incarico dal medico, dal collega specialista, di eseguire un accertamento TAC, e quindi gli viene detto di prenotare questo accertamento al centro prenotazioni, dove puntualmente i tempi richiesti dallo specialista non possono essere rispettati. Questa, per esempio, è una grave disfunzione. Se un paziente ha una patologia neoplastica e ha bisogno di fare dei controlli brevi, il riferimento del centro CUP di riferimento non ha, quasi sempre. Oggi un'altra mia paziente mi raccontava questo, che aveva difficoltà perché doveva comunque espletare questa indagine entro questi tempi. Allora, parlavi prima di organizzazione. Credo che non ci voglia molto a organizzare un servizio, diciamo, di prenotazioni che possa comunque soddisfare almeno queste esigenze, diciamo, più importanti, che non debbano essere soltanto le emergenze. Poi adesso arriviamo al pronto soccorso, le emergenze del pronto soccorso, ma devono essere soprattutto collegate ai tempi di controllo, ad una stadiazione di una malattia. Ma anche questo è difficile fare, Gianni, nelle nostre strutture. Sì, ma oltretutto qui in Puglia abbiamo anche un'altra difficoltà che potrebbe essere risolta molto, molto facilmente. Quando un paziente, per esempio, va da uno specialista e quindi lo specialista richiede ulteriori accertamenti, in Puglia abbiamo un'altra difficoltà che spesso molti specialisti, parlo degli specialisti pubblici, che dovrebbero prescrivere sul ricettario le prestazioni, ma soprattutto per agevolare la prenotazione del cittadino in termini molto più rapidi, purtroppo vengono ancora demandati al medico di famiglia che poi deve ricopiare gli accertamenti e rimandarlo a un altro CUP. Quindi qui in Puglia abbiamo ancora un altro problema, perché se si un'altra maniera di organizzare meglio, appunto, parlavi giustamente dei poveri pazienti neoplastici, quindi patologie molto gravi, è che chiaramente nel momento in cui dovrebbero fare un accertamento all'interno stesso di questi istituti oncologici, degli istituti che trattano anche in via ambulatoriale i pazienti neoplastici, dovrebbero prenotare lì sul posto le prenotazioni, senza ritornare al proprio medico di famiglia, perdere tempo e prendere prenotazioni da altri CUP. Quindi basterebbe anche questo tipo di organizzazione per ridurre quelle liste d'attesa, insomma. Cioè, oltre ai problemi economici grossi, che abbiamo parlato prima, ci sono anche problemi organizzativi e, consentitemi, l'organizzazione è responsabilità della parte politica e della parte Politica, amministrativa, e della parte amministrativa certamente che regola la sanità. Qui in Puglia per ogni medico ci sono tre addetti amministrativi, mi sembra piuttosto esagerata. Sì, questa ora non me ne vogliono, diciamo, tante persone che lavorano nella sanità con grande profitto, però nella sanità il personale sanitario dovrebbe essere più preponderante da un certo numero. E purtroppo l'altra visione è proprio quella di cui dovevamo parlare, quella della burocrazia. Se voi pensate che per ogni medico sono tre impiegati, vuol dire che la burocrazia che sottende al raggiungimento dei bisogni di salute dei pazienti deve passare mediamente da due o tre impiegati, e quindi aumenta ancora di più le carte, aumentano più i tempi, perché per raggiungere determinati accertamenti, determinate prestazioni sanitarie, ci sono tanti, tanti problemi di tipo burocratico che ritardano. Qualcuno dice
dice forse apposta il raggiungimento di questi tipi di accertamenti. Infatti, nei nostri incontri, che diciamo sono frequenti, ci incontriamo frequentemente in questi argomenti, in queste discussioni, non è non è lontana sempre la considerazione che facciamo spesso, cioè quella che il sistema sanitario italiano nazionale è un sistema dicotomico, un sistema dove, dicevi tu prima bene, la parte amministrativa sembra preponderante rispetto a quella sanitaria. In realtà il carro che tira è quello sanitario, e diciamo la parte amministrativa, dobbiamo ricordarcelo noi medici, ma non per un mero discorso di appartenenza, ma perché in realtà è così: chi tira è la parte sanitaria. E quindi vedere, senza nulla e contro nessuno, la parte amministrativa sono persone, tantissima gente che lavora sodo e lavora bene, ma non sono tutti così, per cui vedere che qualcuno di loro fa lo straordinario mentre i medici non hanno la possibilità di farlo, mi sembra un po' una cosa strana. Ma al di là, diciamo, di questa considerazione, che è lontana, diciamo, dall'immediatezza percepita dall'utente, io vorrei fare vorrei spostare, Gianni, un piccolo sguardo sulla funzione dei nostri pronto soccorso o pronto soccorsi. Diciamo che a voler essere buoni si potrebbe dire che non sono né pronti né soccorso le nostre strutture, almeno da queste parti, e credo che non sia solo da queste parti. In realtà, far funzionare una porta d'ingresso di un ospedale è come un bigliettino da visita, no? Cioè è quello che ti dice cosa è l'ospedale, in che posto ti trovi e quale tipo di accoglienza ti riservano. Non poche volte i nostri assistiti ci dicono che le permanenze sono addirittura quotidiane, se non fatte di 24 ore tranquillamente a seconda dei codici. Ma un pronto soccorso così a cosa serve? Sì, questo, diciamo, il problema del pronto soccorso è molto grosso, perché anche lì c'è il problema proprio del personale. Se immaginate qui a Bari, che a volte nel primo ospedale pugliese, che è il secondo del Meridione d'Italia, il Policlinico, i turni sono effettuati da uno o due medici al pronto soccorso, che devono guardare un bacino di qui a Bari di 600-700 mila cittadini. È proprio assurdo mantenere questi poveri colleghi, che sono veramente gli eroi, come quelli, i colleghi del 118, certo, a cui va un nostro applauso. Questi colleghi del pronto soccorso e il 118 sono degli eroi, perché devono affrontare casi in emergenza, nella gran parte dei casi senza conoscere la situazione clinica pregressa del paziente, e che quindi in poco tempo devono decidere per il bene del paziente, ma essendo anche in numero veramente molto molto ridotto. Lì c'è questo problema, e poi c'è il problema organizzativo, perché la sanità, le ASL, le regioni dovrebbero confrontarsi con i cittadini per dare delle indicazioni quando si va al pronto soccorso, quando si chiama il 118, quando si chiama il medico della Guardia Medica, quando c'è il medico di medicina generale. E quindi a volte c'è un iperafflusso di pazienti, quelli che vengono chiamati ricoveri impropri o al pronto soccorso. Molte volte, diciamo, il numero eccessivo è anche dovuto da un utilizzo improprio dei pronti soccorsi. Quindi i poveri colleghi che sono lì si trovano in difficoltà. Qualche regione ha tentato intelligentemente, mi ricordo la Liguria, proprio qualche mese fa, sta affrontando in pratica accanto ai pronti soccorsi un gruppo, un manipolo di medici di medicina generale o di pediatri libera scelta, che guardano i codici bianchi e verdi, quelli più leggeri, quelli che possono distendere, diciamo, l'attività del pronto soccorso. Però sono ancora esperienze molto molto limitate, anche se proficue, perché leggendo poi i risultati riescono sicuramente a dare più qualità nella sanità e anche meno emergenza ai colleghi e cittadini che vanno per motivi acuti ai pronti soccorsi. Però vedo che le regioni sono molto ferme, tranne l'esperienza della Liguria e qualcosa nel Lazio, poi sì, anche in Puglia si sta facendo per i pediatri, però è un'esperienza ancora molto molto poco limitata. Speriamo che col tempo si provveda, diciamo, a dare man forte ai colleghi del pronto soccorso, qualificando meglio la loro assistenza.
Non solo, ma io direi che senza nulla togliere al personale infermieristico eccellentemente preparati, io vedo, assolutamente sono dottori e sono ragazzi preparatissimi, quindi non abbiamo mai avuto un personale così preparato, bisogna essere onesti. Però io Sì, direi che senz'altro così. Gianni, la porta d'ingresso di un pronto soccorso deve esserci all'accoglienza, perlomeno nelle prime fasi deve esserci un medico, un collega, magari coadiuvato da un eccellente infermiere, eccetera. Però credo che non possiamo consentire, non possiamo permettere che ci sia da solo un infermiere che sicuramente avrebbe bisogno in quel momento del medico. E in realtà non avviene così, perché la diagnosi d'ingresso quasi sempre è una diagnosi, ripeto, infermieristica, anche se fatta Quello che si chiama triage, sì, l'ingresso, Da giusto, una giusto, persona. sì. Io amo molto la mia lingua e quindi cerco di, Ma un anche termine perché tecnico ormai utilizzato in sanità anche sì, noi italiana, abbiamo, sì. noi continuiamo a usare la lingua di una nazione che ha abbandonato la nostra Europa, insomma, usiamo l'inglese mentre loro sono andati via, quindi io direi di ritornare a usare il latino, sarebbe molto più dignitoso. Vabbè, a parte questa parentesi, ripeto, dovrebbe esserci assieme al nostro amico infermiere, dovrebbe esserci il medico, perché poi magari i Certamente codici sì. vengono modificati, vengono cambiati, la gente magari non ha diciamo, l'appropriata attenzione, magari perché c'è stata una valutazione a volte non corretta. Quindi sarebbe da, diciamo, modificare le strutture, modificare il punto d'incontro, modificare l'approccio del pronto soccorso, che così non può essere, ripeto, né pronto né soccorso. Bene, abbiamo superato, Gianni, la metà di questa nostra trasmissione e siccome noi siamo medici, abbiamo nella nostra, credo di poter condividere con te questo percorso, cioè abbiamo una fase di conoscenza e quindi un'anamnesi, abbiamo una fase, diciamo, di valutazione, quindi una diagnosi, e credo che le diagnosi, anche se abbiamo toccato pochi argomenti, ma abbiamo diagnostica di alcuni di essi, e poi ci deve essere naturalmente la terapia. Dalle nostre parti, la nostra politica, io dico sempre, molto abituata a fare le diagnosi, poi ognuno se ne va per la diagnosi sua, e poche sono le terapie. Le terapie nessuno riesce ad attuarle perché molti sono soloni e quindi sono molto bravi nelle valutazioni diagnostiche, ma quando si arriva alla terapia facciamo acqua. Bene. Da questo discorso breve, piccolo, conciso, che tu mi hai aiutato ai nostri ascoltatori, si delinea, ecco, si dovrebbe delineare la parte politica, ma anche i cittadini dovrebbero farsi iniziative per suggerire, spingere la parte politica a modificare l'approccio che essi hanno nei confronti del problema salute. Noi abbiamo evidenziato da medici, ma credo che i nostri pazienti sono molto più bravi di noi, non solo perché le subiscono queste situazioni, ma anche perché le vedono meglio. Allora, non sarebbe, secondo te, a parità di spesa, il caso di, hai accennato prima, quindi io ti pregherei di tornare su quell'argomento, cioè che all'interno di una stessa struttura ci sia il medico di medicina generale, il collega specialista, la struttura d'indagine. Adesso possediamo le strutture radiologiche, poi quelle diagnostiche di analisi del sangue, fra non molto avremo quelle genetiche, magari poi fra un po', ecco, possiamo incominciare quindi a partire con le strutture dove il paziente entra senza diagnosi, la necessità di ricoverarsi, esce dal nostro ambulatorio con una diagnosi, senza eccessive peregrinazioni che, ripeto, sarebbero anche ecologicamente corrette. Sì, ma questo speriamo che sia il futuro proposto, diciamo, anche dalla parte sanitaria, quello di dare maggiore autonomia ai sanitari. Oggi i medici cosa chiedono? Quello di mantenere la loro libertà e la loro autonomia professionale, che è garanzia per il cittadino ad avere la cura più appropriata.
Quindi diciamo meno medicina amministrata, meno amministratori, meno burocrati, più medici che abbiano che possano diciamo espletare il loro giuramento di Ippocrate nella maniera veramente del rispetto della salute dei cittadini, dando la possibilità di fare delle scelte sanitarie molto più rapide, come giustamente dicevi tu, quindi dare la possibilità di organizzare medici di medicina generale, specialisti nei territori per le patologie anche importanti di primo livello, in cui non c'è bisogno di andare in ospedale, nei grandi centri, per fare diagnosi e per fare terapia, come giustamente dicevi tu, però lasciare maggiore libertà ai tutti i medici e ai sanitari di potersi organizzare sempre da un punto di vista statale della salute, diciamo, della salute pubblica, diventa molto importante. Oggi il cittadino dovrebbe pesare molto di più in queste scelte. Quindi l'invito, io faccio spesso quando facciamo delle relazioni, dei confronti, è di organizzarsi in raggruppamenti cittadini come cittadinanza attiva, il tribunale dei diritti del malato, però vedere queste istituzioni non come uno scontro con la parte sanitaria, ma un aiuto, diciamo, nel organizzare meglio, nel suddividere meglio quelle che sono le strutture sanitarie. È molto importante il consiglio del cittadino, l'esperienza del cittadino, proprio per cercare di trovare delle soluzioni a questi problemi sulla sanità. Certo, non con uno scontro, non con le denunce tra cittadini e medici, ma insieme organizzare una sanità più efficace e più efficiente, diciamo noi, lasciando più liberi i medici nelle loro scelte di autonomia professionale. Non voglio far polemica, ma in questi giorni, in questi mesi, leggete sui giornali, sentite addirittura programmi di tipo amministrativo che indicano, vogliono forzare il medico a prescrivere dei farmaci in base a degli algoritmi generali. Io ricordo a tutti quanti che la salute di ogni cittadino non dipende dalle malattie, ma il diabete di una persona è diversa da quella di un altro, perché magari quell'altro c'ha anche l'ipertensione, lo scompenso cardiaco, quindi deve essere lasciata una libertà e un'autonomia professionale al medico, perché non si può schematizzare tutto e dire quel medico spende troppo in farmaci, così, diciamo, senza andare poi a controllare quelle che dicevo prima e la qualità dell'assistenza e la salute del cittadino stesso. Quindi mi auguro in futuro una sinergia tra cittadini e medici, proprio senza far polemica, senza far politica, ma soltanto per migliorare quelle che sono le prestazioni della salute, insomma, del cittadino. Insomma, Gianni, noi dobbiamo cercare di mettere da parte, con tanto di rispetto, il dottor Google e il dottor computer, e cercare di continuare, insomma, a fare i medici secondo, insomma, canoni e conoscenze che naturalmente dobbiamo, con le quali dobbiamo arricchire anche, certo, il nostro, certo, accanto al lettino del paziente. Se voi pensate che i medici di famiglia oltre il 60% del tempo lo impiegano, come dicevi tu, vicino al computer, per chi non ha una segretaria rimane ben poco tempo per portare al cittadino migliore salute, facendo la visita, facendo un accertamento, un'anamnesi precisa e una prescrizione di accertamenti, perché il 60% sono soltanto codicilli burocratici che il medico deve rispettare. Quindi è chiaro che poi alla fine la visita, diciamo, si espleta in pochissimo tempo, senza a volte costrutto importante per il paziente stesso. Ma anche c'è un altro fenomeno di cui accenniamo, Gianni, se sei d'accordo, cioè quello della l'evento della globalizzazione, che ci coinvolge un po' tutti quanti. Quindi il fenomeno della migrazione ha portato sul nostro territorio non solo nuovi pazienti, ma anche malattie che molte delle quali sono state, diciamo, debellate, e magari a volte le scopriamo noi per primi. Quindi diciamo che questa nuova affluenza, che viene comunque irregimentata all'interno delle liste di attesa di tutti noi, e le liste, quindi anche per il pronto soccorso è la stessa cosa, non fanno altro che rendere ancora più precaria e più difficile il conseguimento di un'assistenza sanitaria che magari già era precaria prima, adesso diventa ancora più difficile. Quindi il problema del fenomeno della migrazione non va sottovalutato anche dal punto di vista sanitario, anzi prevalentemente dal punto di vista sanitario, perché
Credo che aumenteranno ancora di più questi obblighi, questi impegni, e quindi dovremo rivedere un po' anche il nostro approccio con malattie che non dobbiamo sottovalutare, ma ci stanno tornando. D'altra parte, il fenomeno della migrazione è quello che ci sta, insomma, ci impegna nei nostri pronto soccorso. Ripeto, perché loro seguono le stesse liste d'attesa che seguono i nostri, quindi anche questo è stato poco valutato, insomma. Non so se tu condividi. Sì, assolutamente sì, certo. E quindi diciamo che sarebbe auspicabile, in una sanità un po' più studiata, un po' meno pensata per avere, diciamo, dei ritorni o dei risparmi economici, ma soprattutto per avere una popolazione più sana, più dinamica, diciamo, meno acciaccata. Si prevede, fra non molto, che le malattie neoplastiche aumenteranno. Non so se tu, Gianni, hai questi dati. Purtroppo, certo. Dati in crescita. Ormai, diciamo, la prima causa di morte ancora rimane i problemi di tipo cardiocerebrovascolare, ma le malattie neoplastiche stanno risalendo molto le percentuali in graduatoria, quindi purtroppo tra un po' vedremo molti più casi neoplastici, anche se non dobbiamo scoraggiare i cittadini. Devo dire che la scienza sta mettendo molte possibilità di recupero, anche di guarigione verso le malattie neoplastiche, però quello che si diceva prima è proprio il discorso che manca, è la prevenzione. Cioè, tu puoi guarire una malattia neoplastica se la scopri ai primi stadi, ai primi livelli. Ecco, si ritorna al discorso delle liste d'attesa, quelle dedicate per le patologie neoplastiche, perché prima tu scopri quel tipo di neoplastia e più possibilità il paziente di guarire o di portare una lunga sopravvivenza, come una malattia cronica quale il diabete e l'ipertensione. Ecco, sono grandi responsabilità in sanità, certo, ma veramente non solo. Qui trattiamo non con tutto il rispetto per motivi, diciamo, industriali, tipo, qui trattiamo con la vita e la pelle e la salute delle persone, certo. Perché secondo me il primo diritto, la tutela della salute, un paese civile, il primo diritto a essere rispettato è quello della tutela della salute, quindi bisogna mettersi e mettere tutti insieme a lavorare proprio per migliorare la qualità di questa assistenza. Ma anche perché le malattie neoplastiche, come tu accennavi prima, si prevede un incremento del numero dei pazienti che saranno colpiti da questa malattia, quindi si prevede obbligatoriamente un aumento di spesa, non solo, ma anche un attento indirizzo verso cui spostare la barra del percorso di assistenza, che deve essere non solo quello orientato verso la popolazione adulta, anziana, che aumenterà sempre di più fra non molti anni. Credo che si raggiungerà il 40 o il 50% degli ultra 65 anni rispetto al resto della popolazione, ma anche che abbiamo bisogno di menti illuminate a gestire la baracca. Gianni, se tu condividi, perché devono distribuire molto molto bene le spese della salute, indirizzate alla salute, perché avremo bisogno di spese ben indirizzate verso patologie che la cui cura richiede, sono in crescita, certo. Sì, ma richiede anche un bel esborso, una bella investimento di spesa. Bene, io credo che la chiacchierata sia stata almeno in parte ricca di argomenti, magari trattati con molta velocità, ma noi che siamo anche all'interno del problema, insomma, queste cose le percepiamo subito, e purtroppo possiamo incidere forse un po', ma non quello che servirebbe, soprattutto sulla parte politica, per migliorare, ripeto, l'impegno e l'attenzione dei politici, sempre attenti ai fatti loro e sempre meno attenti ai fatti degli altri. Ai problemi della popolazione. Ai problemi della popolazione. Dovrebbe essere invece il loro unico spirito è quello di aiutare la popolazione italiana a star meglio. Questo bisogna ricordarsi. Adesso abbiamo una possibilità, ci auguriamo che con le nuove elezioni quantomeno, diciamo, ci sia gente un po' più illuminata a governare, certo, a fare leggi più al servizio dei cittadini che non al servizio di poche persone. Ecco, diciamo così.
Bene, io Gianni, io ringrazio, intanto ti ringrazio per aver dedicato parte del tuo tempo prezioso a noi e di aver dato il Prego, tuo prego. È contributo un piacere sempre essere nella vostra trasmissione, nella tua trasmissione. Mi auguro di aver stimolato un po' di riflessioni, diciamo, nei confronti di tutti quanti. Sappiamo naturalmente l'impegno di averti nuovamente ospite. La sanità è sempre in movimento e non solo l'aspetto politico, ma anche quello diciamo, curativo, diciamo. E quindi noi Sì, la dobbiamo parte essere tecnica, la certo, parte tecnica in prima linea. Bene, sì. grazie e sempre buon lavoro a Grazie, te. un Buon saluto a lavoro. tutti quanti voi e buona serata. Grazie, grazie, grazie Gianni. Bene, abbiamo avuto quindi la chiacchierata col dottor Gianni Sportelli, segretario provinciale dello SNAMI, ed è stata dirimente, credo, almeno in buona parte della chiacchierata. Vedo che in linea con noi il Massimo Bonelli, che è editorialista OGTV.net. Massimo, buonasera. Sì, saluti a voi tutti, anche alla regia centrale, non so chi ci sia di turno questa sera. Rosario Comunque, Moreno. ah bene, allora abbiamo Treviso di turno, allora un saluto appunto alla regia centrale. Sì. Ecco, Massimo, ci sono delle ultime che ci puoi raccontare? Allora, diciamo che partiamo con quelle che sono subito le anticipazioni di Istria oggi, non dalle 45, dunque parleremo di Capodistria, la sessione ordinaria della Giunta Esecutiva Unione Italiana, Trieste, riunione Flego-Serracchiani, Fiume, incontro con l'Istituto Storico della Resistenza, Assisi a Squarcia il premio Dignità Giuliano Dalmata nel mondo. Poi ancora Rovigno, concorso promozione della creatività letteraria. Concluderemo con una notizia flash da Crevatini. Dunque, 18:26, allora vi aspetto alle 45 per Istria oggi. Queste sono state le anticipazioni. Linea nuovamente a Ugo Lombardi per Spazio Aperto. Grazie Massimo, sempre puntuale, sempre preciso, sempre attento. Grazie, le tue ultime novità sono preziose per tutti noi. Io credo che abbiamo terminato questa trasmissione e darei la linea al nostro regista Rosario Moreno per salutare tutti i nostri ascoltatori, a cui anticipiamo già il nostro saluto e diamo appuntamento alle 22 di questa sera per la trasmissione sulla antimafia. Rosario, ci sei? Io ci sono, buonasera a tutti quanti e volevo salutare il tuo ospite, il dottor Giovanni Sportelli. È stata interessantissima questa chiacchierata fra voi due, insomma, cioè, io l'ho ascoltata da paziente, ecco, perché non sono medico. Volevo sì, dare l'appuntamento a tutti i nostri amici e ai nostri ascoltatori al nostro condominio alle ore 22 con l'Osservatorio Antimafia. Ricordo che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni in diretta, verrà postata su YouTube da domani e quindi si potrà rivedere. E si potrà vedere anche tra poco, tra 10 minuti, sulla nostra pagina Facebook. Con questo è tutto e andiamo con la sigla. Buonasera a tutti quanti. Arrivederci, grazie.